C'era un tempo non poi così lontano in cui l'arte, il sapere, le maestranze, i mestieri si ritrovavano tutte nelle botteghe. Allora parliamo di Bottega Ligure, che ha un po' a che fare con tutto questo, con Marco Grespigna. Benvenuto. Grazie, grazie Katia dell'invito. Allora, che cos'è Bottega Ligure? Dunque, Bottega Ligure è l'unione tra quello che hai appena tu citato brillantemente e la tecnologia. Bottega Ligure è una startup innovativa, questo è importante perché significa che abbiamo comunque costruito qualcosa di nuovo e ha l'obiettivo da un lato di promuovere e di sviluppare la conoscenza della cultura e della produzione enogastronomica, ma non solo, anche artigianale della nostra bella regione, e dall'altro di dare un contributo a quello che è la parte e il tessuto socio-economico della regione stessa, quindi di sviluppare una piattaforma che dia una mano a produttori, piccoli produttori, a ristoratori e così via. Perché una parola che sta alla base proprio della vostra realtà è la parola sinergia. Esattamente. Come si suol dire, uno più uno può fare anche tre se si lavora bene insieme, e in questo caso noi abbiamo proprio visto che c'era un bisogno nemmeno troppo nascosto a livello della nostra regione, a livello dei nostri produttori eccellenti, e infatti sin dall'inizio dove abbiamo creato questo progetto abbiamo avuto subito un riscontro eccezionale, molto forte, da parte proprio dei produttori e da parte di tutti coloro che operano nella filiera, in questo caso enogastronomica, che è il nostro primo tassello di partenza. Perché proprio parlando della partenza, voi vi siete rivolti a molti produttori locali e adesso vi state allargando a tutta quella che è la regione Liguria. Certamente. Noi... Ma vi state allargando anche ad altri settori. Assolutamente. Raccontiamo tutto. Il progetto nasce a Cogoleto, che è un bellissimo paesino in provincia di Genova, tra l'altro citato in una magazine che si chiama I Borghi più belli d'Italia proprio nel mese di febbraio. E qui, grazie anche al supporto dell'amministrazione locale, comunale, abbiamo costruito tutta una serie di relazioni che ci hanno permesso di iniziare a mettere le basi di questo progetto. Noi abbiamo una sede fisica a Cogoleto, abbiamo un magazzino fisico a Cogoleto dove stocchiamo i prodotti dei nostri fornitori, partner, e da dove partono i prodotti verso i nostri clienti. Quindi questa è la parte reale, la parte fisica. Non è così banale perché è stato un investimento importante. Spesso si trovano invece online progetti che hanno una landing page e nient'altro. D'altro canto abbiamo unito un know-how tecnologico importante, perché la piattaforma www.bottegaligure.it, come tutti potranno andare a vedere anche in questo momento, è una piattaforma seria, molto ben costruita e anche molto efficace, dove già si può acquistare prodotti, pasti e anche la spesa, che poi magari racconteremo meglio. Soffermiamoci proprio sul sito, già che l'hai citato, perché nel sito è possibile trovare diverse sezioni, quindi già tutto ben organizzato. Una sezione dedicata alla cucina, una sezione dedicata ai prodotti e poi c'è anche quella che è la spesa a casa. Insomma, tante sezioni proprio per offrire tutta una serie di utilità, certo, ma anche di esperienze. Giusto. E, forse siamo una delle poche società che ha deciso di unire all'interno di uno stesso perimetro tutti i servizi che oggi spesso vengono erogati da singole società. Quindi c'è la società che fa l'e-commerce e vende prodotti, c'è la società che fa delivery e quindi vende i piatti, c'è la società che fa la spesa, e noi abbiamo fatto uno sforzo non indifferente organizzativo. E tra l'altro, importante, abbiamo già assunto tre persone oltre ai soci operativi che lavorano. Quindi tre giovani e anche meno giovani, perché il responsabile della logistica è un po' più grandicello, che magari non avevano un lavoro o comunque non si trovavano bene dove erano, e quindi abbiamo comunque costruito già anche qualcosa di, come ripeto, reale. Il sito è organizzato proprio in questo senso, per cui dalla stessa sede partono sia i prodotti tipici, che noi
acquistiamo dai produttori e stocchiamo nel nostro magazzino, quindi non abbiamo provvigioni, semplicemente investiamo sui produttori. Poi abbiamo una collaborazione eccezionale con due eccellenze della ristorazione locale, e sono Calaloca e Nonno Cuoco. Sono due ristoratori storici del territorio che sono di riferimento, ovviamente cucinano in maniera divina quello che noi andiamo a proporre, quindi abbiamo anche un delivery dei piatti che realmente sono di qualità eccezionale, cotti e prodotti diciamo in tempo reale. In più abbiamo una biologa nutrizionista che valida il piatto da un punto di vista delle calorie, dal punto di vista nutrizionale. Quindi se non sono, diciamo, adeguati a un certo tipo di alimentazione, ovviamente vengono modificati, aggiustati per renderli accessibili. In più, terzo servizio che abbiamo lanciato proprio in questi giorni è la cosiddetta spesa a casa. Abbiamo trovato degli accordi con dei supermercati sempre del territorio, e un cliente può tranquillamente ordinare la sua spesa, quindi non prodotti tipici, ma spesa comune, pane, pasta, olio, da supermercato, e riceverlo a casa o in ufficio. Questa è un'altra cosa che ci hanno richiesto, infatti molto noi stiamo spingendo sul servizio in ufficio, quindi sì, sia i pasti che la spesa ricevuti in ufficio, per poterli in qualche modo facilitare la vita anche a chi poi sta, ovviamente dove possibile, sta in ufficio. E poi c'è la Liguria Experience, ovvero, esatto, la possibilità di avere dei veri e propri percorsi, dei kit per preparare a casa le ricette liguri, piuttosto che anche vivere un'esperienza legata al mondo del vino. Assolutamente. Ultimo, ma non ultimo, perché abbiamo sul tavolo tanti progetti da aggiungere, è quello della Liguria Experience. Abbiamo costruito una serie di box che portino o un pasto, come dire, già organizzato sulla tavola di chi ordina. Spesso noi troviamo o liguri che lavorano, emigranti, come peraltro purtroppo capita anche a me, che magari a Milano hanno voglia di invitare gli amici, oppure di mangiare a casa un tipico pranzo ligure, un pesto, una trofia artigianale, un olio buono. E questo gli arriva a casa già predisposto, e comprando pochi ingredienti freschi sul posto si fanno un bel pranzo vero, con pesto vero, focaccia vera. D'altro canto invece c'è il con gusto, e d'altra parte invece c'è il progetto di promuovere i prodotti liguri, magari con un percorso per cui abbiamo le degustazioni, che possono essere a base di vini della Liguria, possono essere a base di altri prodotti tipici, e quindi anche lì divulghiamo anche in un certo senso una cultura che è forte come quella della regione Liguria. È un progetto molto radicato al territorio, che lo porta anche oltre confine, l'abbiamo visto così con il cibo, con le tipicità, ma che crea anche un supporto per quelle che sono le attività presenti proprio sul territorio ligure. La vostra volontà è proprio quella di riuscire a creare una rete efficace, anche a fronte di un cambiamento sociale che è quello che è stato dettato poi, ahimè, dal coronavirus. Certo, diciamo che la pandemia ha sicuramente accelerato una serie di processi che erano già in atto, ma ha reso forse soprattutto consapevoli di una necessità una categoria di produttori artigiani che magari ancora, vivendo in una regione visitata molto spesso da turisti, visitata da tante persone, non aveva ancora colto completamente, per cui il produttore di pesto, il produttore la cantina, oggi si accorge che non è più così in contatto col proprio cliente, magari ha una produzione che comunque va venduta, e con noi trova un canale globale, diciamo così, che gli permette di entrare in contatto con tanti clienti, ma avendo un partner, come dire, serio. Una cosa che mi piace citare sempre è che, proprio perché vogliamo lavorare sul territorio, su questa infrastruttura fatta di produttori piccoli, di artigiani, chi lavora e chi è interessato a lavorare con noi
nei primi mesi lo fa a titolo completamente gratuito. Quindi noi stringiamo le relazioni con i nostri partner, con qualsiasi produttore, e partiamo dall'origine, quindi andiamo a visitarlo, ci facciamo vedere, filmiamo e facciamo dei video sulla loro produzione, sulla loro storia, perché questi produttori sono bravissimi, appassionati nel raccontare la propria storia, un po' meno poi nel andare sulla parte commerciale, soprattutto se si parla di digitale. Quindi questo passaggio prevede anche di prendere i prodotti, portarli da noi in un ufficio dove abbiamo uno studio, facciamo lo shooting, quindi le foto dei prodotti, facciamo la descrizione di quello che è il prodotto, la storia del produttore, e lo promuoviamo da quel momento completamente gratuitamente sulla nostra piattaforma. E questo fa capire anche quanto voi crediate in questo progetto, perché poi crederci è alla base proprio del poter creare un sistema anche di fiducia, oltre che di collaborazione. Altra cosa non da sottovalutare, e poi con questo chiudiamo, è la vostra attenzione anche all'ambiente. Quindi l'attenzione proprio anche al packaging. Certo. Beh, allora, innanzitutto la sede e il magazzino di Bottega Ligure si trova a Cogoleto, all'interno di quello che conosciuto da molti è il Parco del Beigua, che è anche un patrimonio UNESCO. Quindi intanto partiamo bene, siamo in una zona sicuramente importante dal punto di vista naturale. C'è da dire che tutto quello che noi stiamo mettendo in pista ha delle caratteristiche di sostenibilità, anche da un punto di vista di ecocompatibilità, perché tutti i nostri pacchi, tutti i nostri, le vaschette con cui i contenitori con cui portiamo il delivery, eccetera, eccetera, hanno tutti questa caratteristica, plastic free e comunque biodegradabili, in modo da essere sempre compliant, come dicono i tecnici, con le regole, diciamo, della buona gestione di questo tipo di cose. Ecco, questa è solo una fotografia di quella che è Bottega Ligure. Io ringrazio allora Marco Grespigna, grazie di essere stato con noi. Grazie a te, veramente. Grazie e complimenti per questo progetto. Grazie mille e arrivederci a tutti. Ancora tante realtà da raccontare qui su Startupper. Tutto il nostro sapere passa attraverso di lui, passa attraverso il cervello, e pensate che ne usiamo solamente il 10%. Eppure la scienza sta facendo passi avanti, sta cercando di capire sempre di più, di interpretare, di codificare quelle che sono le informazioni che passano attraverso il cervello. Parliamo di Timus con Mario Ubiali. Ciao Mario. Ciao. Benvenuto. Grazie. Allora, che cosa fa Timus? Che cosa fa Timus? Per spiegarlo in una maniera semplice e rapida, Timus apre una porta sul processo neurologico, su quello che accade nel cervello degli esseri umani che fanno un'esperienza nella vita reale. Il nostro mestiere è quello di applicare tecnologie molto avanzate e molto innovative, proprietarie, per aiutare i nostri clienti a capire come un gruppo di esseri umani ha attraversato, ha fatto una specifica esperienza. Quali sono i campi d'applicazione? Sono davvero tanti? Evidentemente sono tantissimi, perché in fondo, come si suole dire sempre, ovunque ci sia un cervello c'è la possibilità di misurare qualcosa per noi. Quindi vorrei dire, chiaramente il campo d'applicazione è infinito. Dove c'è l'umano c'è la neuroscienza e c'è Timus. Devo dire che in questi anni noi abbiamo esplorato direzioni molto diverse. Abbiamo lavorato per brand leader a livello mondiale nel mondo dell'automotive, nell'hospitality, nella moda, nell'outdoor apparel, nel retail e anche nel mondo del cibo. E food and beverage è uno spazio molto vasto. Facciamo un esempio proprio su come voi potete trasformare quelle che sono le reazioni del cervello attraverso questo vostro modo tecnologico di codificare queste informazioni. Ma devo dire che l'esempio che mi viene in mente, forse anche uno di quelli più immediati da spiegare, da illustrare, è immaginare di volere sottoporre nuovi prodotti alimentari, per esempio, a un gruppo di consumatori. Nell'approccio tradizionale questo verrebbe fatto facendo assaggiare dei prodotti e chiedendo a questi consumatori cosa ne pensano e qual è quello che gradiscono di più. Il nostro è un approccio totalmente innovativo e inedito, perché ci permette, mettendo fisicamente sulla testa di queste persone un elettroencefalogramma, di digitalizzare i processi che avvengono nel cervello di queste persone e di trarne in forma semplice degli indici che vanno molto al di là del semplice gradimento. Quindi, a fronte dell'assaggio di questi
fantomatici e ipotetici prodotti, noi saremo in grado di dire al nostro cliente non solo qual è stato quello che è piaciuto di più, ma in realtà descrivere in maniera più complessa, più sfumata, tutto quello che è accaduto, quanta emozione c'era, quanto ricorso alla memoria, quanto ricorso alle capacità cognitive e via dicendo. E questo anche banalmente può essere utile anche per quella che è la campagna di comunicazione di un prodotto. Penso ad esempio alle pubblicità, se riescono a spingere in maniera efficace su una sensazione piuttosto che un'altra, allora fanno bingo, insomma. Sì, devo dire che questo approccio che noi amiamo definire human-centric, e quindi molto fedele all'emozione e al processo anche implicito, preconscio delle persone, ha aiutato e aiuta molti dei nostri clienti e referenti a indirizzare anche il messaggio, ma questo in realtà, nonostante alcuni si spaventino della neuroscienza come di una sorta di alchimia manipolatoria, va esattamente nella direzione opposta, essere più rispettosi delle aspettative e anche dei sentimenti e delle emozioni dei consumatori. Allora, mi viene spontaneo farti una domanda, perché tu hai fatto un esempio legato al food e ho scoperto che voi siete molto attenti a questo settore e avete creato proprio un focus legato al mondo del food. Per quale motivo proprio questo settore? Ma devo dire che i motivi sono essenzialmente due, un motivo involontario ed uno forse un po' più legato alla nostra volontà. Noi siamo nati nel 2016 in Italia e siamo diventati nel corso del tempo un'azienda internazionale e proprio durante questa nostra evoluzione abbiamo scoperto che lo spazio del food and beverage è uno spazio nel quale il bisogno di innovare è fortissimo. Pensate al tema che è diventato molto attuale con la pandemia del 2020, del mutamento delle abitudini alimentari, ma pensate anche a una popolazione di 10 miliardi di esseri umani che ha bisogno di mangiare. Quindi nuovi alimenti, nuova origine, non animale per gli alimenti appunto. Insomma, uno spazio che investe molto e quando uno spazio investe molto e diventa molto innovativo, è lo spazio ideale per Timus per crescere. Dal canto nostro, capendo che questa poteva essere una direzione particolarmente interessante, abbiamo deciso di investire ulteriormente in spazi di ricerca permanente sul tema di umani e cibo e abbiamo creato i Timus Neuro Food Lab, delle facilities di ricerca, una in California e una in Italia, inaugurate nel 2021, che a nostro modo di vedere incarnano questa direzione. E tra l'altro il vostro lavorare è internazionale non solo a parole ma proprio di fatto, hai parlato anche della California. Assolutamente, come dicevo noi siamo orgogliosamente di origine italiana aziendalmente, ma in realtà andiamo molto al di là delle nostre frontiere e dal 2019 la nostra mother company è basata in California, San Francisco, all'interno di un ecosistema per la food innovation molto in vista che si chiama per l'appunto Mista. E da lì e dall'Italia noi in realtà serviamo clienti in tutto il mondo con un team che un po' rispecchia questa internazionalità, innanzitutto di persone molto giovani, assai più giovani di me per fortuna, ma soprattutto con molti brillanti scienziati o persone che vengono da una formazione business provenienti essenzialmente da molti luoghi diversi del mondo e questo ci rende un pochino più maturi e più grandi di quello che eravamo quando siamo nati. Che poi alla base c'è tanta curiosità per questo settore, tanta curiosità appunto nel voler capire sempre di più. Allora io ringrazio Mario Ubiali, grazie di essere stato con noi, grazie a Timus. Grazie. Grazie mille. Tutto passa attraverso anche quelle che sono le nostre sensazioni, le sensazioni passano attraverso il cervello e l'abbiamo visto anche qui su Startupper.